questo caso il messaggio è che i giovani purtroppo si stanno allontanando dal mondo della lirica. E noi, trovando un protagonista giovane, ragazzi giovani, vogliamo far sì che ci possa essere una passione, che ci possa essere un ritorno, perché specialmente noi a Verona, ma non solo a Verona, la lirica è una cosa molto importante. Noi abbiamo l'Arena di Verona, che sappiamo che ogni anno purtroppo ci sono sempre quei problemi, che non c'è un pubblico giovane. Allora, quando è nata questa idea, io ne ho parlato con Flavio Tosi, che è presidente dell'ente lirico, e con Francesco Girondini, e direi che l'idea è piaciuta molto. Poi abbiamo coinvolto i Volo, che adesso dobbiamo studiare come saranno all'interno appunto del film, e speriamo che questo film possa diventare un valore aggiunto e possa veramente avvicinare i ragazzi al mondo della lirica, che è la cosa più importante. Signore e signori, il mondo. Volevamo dedicare questa serata ad una fan speciale. Lei doveva venire a questo concerto, si chiamava Veronica, purtroppo oggi non c'è più. Quindi lo dedichiamo a lei. Ciao Veronica. No, stanotte amore, non ho più pensato a te. Il film prende le mosse da un'idea ben precisa di Michele Calia e di Federico Andreoli. Loro vogliono una grande storia d'amore, no? E sicuramente c'è, perché qui si parla della vicenda umana, professionale, di un ragazzo che parte da San Pietroburgo alla ricerca delle sue radici, alla ricerca delle origini, perché cerca il padre. E quindi la ricerca di una sua identità, e in questa ricerca trova che cosa? La cosa più bella del mondo, l'amore. Trova una ragazza con la quale vive un sogno, perché stanno insieme e lei sostiene i suoi sogni, lo sostiene in tutto, e quando lui resterà solo, ecco, l'unico momento di conforto lo trova lui nella musica, perché la musica è quel linguaggio che solo l'anima può ascoltare.